Bonsoir à tous. Et avant de commencer notre concert, nous voudrions remercier la mairie d'Abriès, les amis de l'association, en particulier Alain, Gabi et Philippe, et le Caillou-Jet Valpellice qui, tous les années, nous permettent de venir ici à faire ce concert à Abriès et puis le lendemain au col du Boucher. Thank you.
je me lasse de la France et de l'Italie, l'hymne de l'Italie et de la France. Jamais vous voir partir pas totalement satisfait, donc je crois que nos amis di Fiati del Bocchie ont vous joué quelque chose que beaucoup de Kérassins aiment, Bella Ciao. Merci encore à di Fiati del Bocchie. Merci à vous. Vi voglio portare subito i saluti del presidente generale Antonio Montani, che non è potuto essere presente oggi con grande rammarico suo, perché è impegnato, sta celebrando un matrimonio. Cioè, quando mi ha detto che andava a un matrimonio pensavo fosse invitato, invece mi ha portato. Abbiamo invece presenti Paolo Valotti, che è il delegato
il delegato del presidente generale per i rifugi, per il Sentiero Italia e per la SOSEC, che la SOSEC è la struttura operativa che si occupa dei sentieri. Perciò nessuno meglio di lui ha più titolo di essere qua, ad essere qua oggi ad un'inaugurazione. E poi abbiamo l'amico Roberto Manfredi, che è il presidente del CAI, Ligure, che è venuto a portarci la sua vicinanza, la sua partecipazione. Allora, Claudio prima ha fatto un po' la storia, no, dei lavori del bivacco, no, che sono un po' la sintesi di una serie di lavori che abbiamo fatto su tutte le nostre strutture, sulle quattro strutture della sezione. Ha ringraziato tutta una serie di persone. Io però mi sento proprio in dovere, oltre al dovere anche il piacere, di ringraziare Claudio, perché Claudio è stata la colonna portante di tutto questo lavoro. Perciò un grande applauso a Claudio. Utili tutti, indispensabili, però Claudio è veramente stato il punto di riferimento per tutti. Io mi fermerei qui e lascerei la parola a Paolo, che per un saluto urla forte. Urla, che così ti sento. A pieni polmoni. Sì, sì, ma forte. Un saluto a tutti gli amici presenti, amici d'Italia, amici della Francia, come ha già detto Giacomo, rinnovo il saluto del presidente generale del Club Alpino Italiano, l'amico Antonio, come ha detto da poco eletto, e come accade chi raggiunge il vertice di queste grandi associazioni, direi comunità di appassionati montagna, hanno sempre molti impegni, però hanno anche amici che possono rappresentarli. L'occasione di essere qua tra amici appassionati di montagna, peraltro vero vicini alla Francia, quindi ci mette assieme due comunità. Questo dice lo spirito della montagna, che la montagna unisce genti e culture diverse. Allora, très content d'être ici et d'avoir vu la présence d'un rassemblement de randonneurs étrangers, surtout françaises, presque tout françaises, je crois. Insieme, ensemble aux Italiens. Et ça, c'est un très bon message pour la montagne dans tout ce qu'elle va représenter. Chiaramente l'applauso è per lui, non certamente per il Paolo. No, per dire questo, il valore oggi di essere qui insieme, oltre alla passione, il desiderio della montagna di salire, e soprattutto, come è scritto qua, perché oggi dobbiamo davvero ringraziare e celebrare il volontariato. Qui c'è scritto Bivacco Suardi, una bella storia di volontario e volontariato. Questo per dire, celebriamo oggi il valore e significato del volontariato, che è davvero il filo rosso che lega tutte le comunità d'Italia e di Francia, soprattutto per il futuro della montagna. Quindi grazie, e l'applauso al volontariato che oggi parte da questo bivacco. Grazie. In questo momento sono presidente regionale del CAI di Liguria, ma soprattutto sono qua perché sono un appassionato. E la cosa che vorrei cogliere di questo momento è proprio il filo rosso, come diceva Paolo, che ci unisce, cioè l'emozione di essere in montagna, di amare la montagna. Io credo che uno spettacolo bello, una gradinata da stadio come questa, sia improponibile mai vista. Altra cosa che vorrei cogliere, una grande emozione, è proprio il fatto che noi riusciamo a raccogliere queste energie di volontariato, persone che lavorano, che offrono il loro tempo, che offrono le loro capacità per recuperare questi splendidi posti che sono i nostri rifugi. I nostri rifugi sono i testimoni della presenza dell'uomo sulla montagna, sono le sentinelle perché tutto continui a essere godibile. Alors, je remercie Manfredi parce qu'il m'a mis dans une bonne difficulté. Alors, il a dit que on doit comprendre
et on est en train de le comprendre parce que en voyant toutes les personnes qu'il y a dans les Rossets ce matin ici et des autres parts peut-être, c'est la manifestation de l'amour qu'il y a, l'amour qu'il y a des personnes qui vont fréquenter la montagne vers les refuges, vers le bivouac, vers notre bivouac. Che ne ricordo di Mauro e Ferruccio e poi di non fare la coda e poi Takuma. Paolo Valotti il a pensé de porter, de donner à notre section une représentation du livre et de un gagliardetto, que je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. C'est un symbole qui c'est de la section de Bergamo. Bergamo, c'est une ville de la Lombardie. Si vous la connaissez pas. Et la session de Bergamo est intitulée à Antonio Locatelli, que c'est peut-être le fondeur. Merci. Merci. Merci à Paolo pour ce souvenir. Thank you.
Thank you.